In Abruzzo le scuole secondarie superiori aprono le porte nei mesi di dicembre e gennaio a genitori e futuri alunni per farsi conoscere ed aiutare i giovani e le loro famiglie ad operare una scelta in vista del prossimo anno scolastico. A Pescara ha riscosso particolare successo l'Open Day organizzato dall'Istituto Tito Acerbo, guidato dalla professoressa Anna Teresa Rocchi, che insieme agli studenti e docenti ha accolto i visitatori ed ha illustrato le peculiarità dell'istituto. Oggi e anche domenica 16 dicembre abbiamo avuto un grande successo, una grande affluenza di genitori e studenti che vorrebbero iscriversi al Tito Acerbo. Siamo orgogliosi di questo e ci apprestiamo ad accoglierli ancora il sabato 19 gennaio nel pomeriggio, domenica 20 gennaio mattina e domenica 27. Oggi l'Open Day è organizzato in maniera particolare perché, oltre alla presentazione dell'istituto fatta dai docenti e dalle nostre hostess e steward del corso del turismo, abbiamo anche attivato tre laboratori dove gli studenti presentano i nostri tre corsi di studio attraverso le loro attività, le loro realizzazioni, i progetti che noi realizziamo al Tito Acerbo. È la prima volta che partecipate ad un Open Day dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara? Sì, oggi è la prima volta che partecipiamo. Quale impressione ha avuto? L'impressione è quella di aver visto una scuola molto dinamica e con un grado di preparazione degli insegnanti, secondo me, molto elevato. Cosa ti è piaciuto maggiormente di ciò che hai potuto vedere questa mattina all'interno della scuola? Allora, a me ho preferito comunque il corso FM perché sono portato per la tecnologia e l'informatica, però anche gli altri corsi non mi sono sembrati male in confronto a FM. Cosa però ti piacerebbe poi fare in futuro? Allora, un programmatore o comunque cercare di sviluppare vari siti o migliorare applicazioni che poi potrebbero amplificarsi e diventare migliori di quelle che già sono.